Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. C'era una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Ecco, Anna vuol dire grazia di Dio, Fanuele vuol dire volto di Dio, Aser, Asher, vuol dire felicità, fortuna. Ecco, questa donna ha per grazia di Dio la felicità, la fortuna di vedere il volto di Dio. Quindi questa donna rappresenta tutta l'umanità il cui destino è vedere il volto di Dio e riflettere in sé lo stesso volto. E questa donna è vedova dopo i primi 7 anni, supponendo il matrimonio a 13 anni più o meno, quindi è vedova da 64 anni. Ecco, rappresenta tutta l'umanità che è vedova perché non ha lo sposo, la sua altra parte. L'altra parte dell'uomo è Dio. Questo finalmente ha la fortuna di vederlo faccia a faccia e di gioire per la presenza dello sposo, come lo sposo gioisce della presenza della sposa. E quindi rappresenta questa donna le nozze finali della Gerusalemme celeste, quando l'umanità si incontrerà con lo sposo, è già predetto in questa vedova. E sostanzialmente siamo tutti vedove in attesa delle nozze, e lei finalmente celebra Dio, mentre prima digiunava e suppliche e digiuni notte e giorni nel Tempio, finalmente celebra Dio in quella stessa ora, richiama l'ora della croce, dice la parola ora, e parlava di lui, celebra Dio e parlava di lui, del bambino, a chi aspettava il riscatto, la liberazione. Questo bambino è la liberazione di tutti.